La telemedicina inizia ad affacciarsi anche nei reparti di medicina interna. La FADOI sta conducendo un progetto molto interessante per capire appunto quali possono essere i vantaggi per la propria tipologia di pazienti. Noi ci siamo fatti spiegare di che cosa si tratta da Maria Gabriella Coppola, che abbiamo incontrato qui a Firenze in occasione del 26° congresso nazionale della FADOI. Dottoressa Coppola, perché FADOI si sta interessando così tanto alla telemedicina? Quali sono appunto i vantaggi che potrebbero offrire per i vostri pazienti? Quanto riguarda l'interesse di FADOI riguardo alla telemedicina, sicuramente dobbiamo considerare che la medicina digitale ha avuto un'accelerazione, un'implementazione particolare a seguito della pandemia da Covid-19, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, cambiando completamente l'assetto e soprattutto anche la necessità di riorganizzare il sistema sanitario nazionale con una maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Quindi il motivo dell'interesse della FADOI è sicuramente questo, che la tecnologia inizia a entrare sempre di più all'interno della sanità con dei processi di innovazione per quanto riguarda i vari percorsi assistenziali dei nostri pazienti, soprattutto poi nell'ambito della medicina interna. Ecco, FADOI non è che sta solo pensando all'utilizzo della telemedicina, ma ha fatto partire un progetto conoscitivo che si chiama Euclide, in cui tra i temi trattati c'è anche quello della telemedicina. Ci dice due parole su Euclide? Sì, allora nell'ambito del progetto Euclide ci sta una sezione che riguarda la telemedicina, nell'ambito del quale il gruppo di lavoro di colleghi che ha lavorato allo stesso ha avuto come obiettivo quello prima di tutto dell'analisi della telemedicina nell'ambito ovviamente del nostro campo di azione, quindi dei nostri pazienti internistici complessi, e effettuando quindi anche un'analisi SWOT, quindi un'analisi di quelli che sono i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e quelle che sono le minacce della telemedicina per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda i nostri pazienti. E dall'altro però, in maniera più operativa, quindi più diretta, ha formulato un modello di televisita per quanto riguarda il paziente con scompenso cardiaco. Lei in aula ci ha spiegato che il paziente con scompenso cardiaco è un candidato ideale a un servizio di telemedicina. Perché? Allora, sicuramente diciamo che noi abbiamo pensato a formulare un modello di televisione in questa tipologia di paziente perché lo scompenso cardiaco rappresenta la terza causa di ospedalizzazione all'interno degli ospedali, quindi chiaramente con un importante onere sul sistema sanitario nazionale e soprattutto però un elevato tasso di mortalità durante l'ospedalizzazione e anche di riospedalizzazione. Quindi questi sono malati estremamente delicati e sono dei malati che necessitano di continuità assistenziale, ovvero che una volta dimessi dal reparto di medicina interna, soprattutto durante il primo mese, devono essere assolutamente visitati, rivalutati e anche per modulare le varie terapie, per appunto riguardare gli esami strumentali, anche gli esami ematochimici richiesti di controllo per evitare la riospedalizzazione, in quanto un'ulteriore riospedalizzazione impatterebbe sulla mortalità e quindi chiaramente con danno per la salute del paziente. Quindi questa è una patologia dove la televisita può impattare proprio perché il più frequente contatto con il paziente ci consente anche poter riconoscere quelli che sono i campanelli di allarme nel paziente scompensato e quindi poi decidere di eventualmente passare da una visita virtuale, quindi in telemedicina, a una visita reale, quindi con l'obiettivo tra i vari della riduzione delle riospedalizzazioni. Senta, voi adesso avete fatto questa grossa analisi generale che vi ha consentito di capire appunto diciamo così, le opportunità, i vantaggi, ma anche diciamo così, le sfide, no, da affrontare per appunto implementare questi progetti. I prossimi passi quali saranno? Quando si potrà incominciare appunto a vedere i servizi di telemedicina diciamo così, gestiti da FADOI? Allora, noi ce l'auguriamo, cioè nel senso che ci siamo sicuramente posti degli obiettivi. L'obiettivo è quello della figura centrale dell'internista per riempire quelli che sono dei contenitori attualmente vuoti, cioè nel senso che la normativa è attualmente esistente, infatti il Ministero della Salute
con il suo piano nazionale nell'ottobre 2020 ha decretato e stabilito quelli che sono tutti i criteri di eleggibilità del paziente nei servizi di telemedicina, quindi che sono l'inserimento di un paziente, una PDTA regionale, oppure di una patologia ovviamente da cui è affetto il paziente, oppure un particolare percorso o anche il non di patologia nota, o ancora il paziente che necessita di far visualizzare al medico l'esito di alcuni esami, anche per poter progredire un iter diagnostico. Sono sicuramente esclusi invece dal servizio di telemedicina i pazienti che hanno una riacutizzazione di una patologia cronica, oppure dei pazienti che sono cronici, sono fragili o hanno delle condizioni di disabilità che poi potrebbero, in cui la permanenza a domicilio potrebbe compromettere lo stato di salute. E quindi definiti, dato che per fortuna, insomma, anche perché questo era uno dei grossi limiti in precedenza, ovvero l'assenza di una regolamentazione, quindi all'attuale presenza delle linee guida, comunque secondo cui poi ci sarà la rimborsabilità ovviamente in telemedicina, è compito degli internisti, ed è qui che ci sta il valore appunto aggiunto della nostra società scientifica, della FADOI, degli ospedali, degli internisti ospedalieri, che è quello dell'interesse ovviamente per un miglioramento delle cure, per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle cure, soprattutto in patologie che possono andare incontro a frequenti ospedalizzazioni quali lo scompenso cardiaco, il poter proporre dei progetti di telemedicina per riempire questi contenitori che attualmente sono vuoti. Quindi i prossimi passi saranno quelli di formare degli esperti in telemedicina, nonché poter pensare di proporre nell'ambito dei PDTA delle varie regioni la telemedicina come una prestazione inserita in maniera obbligatoria negli stessi, ovviamente, in quanto riconosciuta. E ancora possiamo avere un confronto anche a livello delle varie regioni, cioè sia nazionale sia a livello delle varie regioni, per poter definire quelli che sono non solamente i criteri, ma anche proprio dal punto di vista poi operativo, le caratteristiche e il percorso, i modelli riguardo le varie patologie.